Alla Vastese basta una rete di Alonso in pieno recupero per superare una organizzata San Benedettese. Mandiamo per ordine, nei biancorossi da Dario schierano 4-3-3 con Alessandro prima punta e l'ultimo arrivato Diallo subito in campo sulla fascia sinistra di difesa, in panchina l'ex Panaioli. I rossoblù di Antonioli rispondono con uno speculare 4-3-3 con in avanti il trio Svarups, Ferretti, Peroni. Gara disputata a porte chiuse. Passiamo alla cronaca. Pronti partenza a Viede, subito pericolosa la formazione ospite. Svarups impatta di testa su palla proveniente da calcio di punizione al terzo minuto. La traversa salva di Rienzo, questo il colpo di testa al rallenti. La risposta della Vastese è affidata a una conclusione da fuori di De Angelis al minuto 6. Knoflach blocca in sicurezza. I padroni di casa mantengono alta la pressione al 26esimo calcio d'angolo di Diallo con Monza che di testa manda alta di un soffio. Da qui a fine primo tempo non succede altro e si va a riposo sullo 0-0. Con le immagini di Edoardo Daddario passiamo alla ripresa. Nei primi 25 minuti non succede nulla o quasi. Punizione di Agnello, conclusione deviata in angolo sugli sviluppi del corner. La difesa rosso-blu in apprensione spazza. Al 28esimo si rivede la Samp con una conclusione di Amoroso che non trova la porta. Al 31esimo ci riprova il numero 8 ospite da fuori, tiro a giro non di molto al lato. Al 33esimo Alessandro da due passi manda alto sopra la traversa, occasionissima per i biancorossi. Al 44esimo piove sul bagnato in casa Vastese, espulso mister Daddario per proteste. Al 45esimo Di Rienzo in disimpegno, la combina grossa ma poi si salva mettendoci una pezza. Al 48esimo quando non te l'aspetti la Vastese segna il gol partita grazie ad Alonso, il numero 19 da poco entrato controlla in aria e la piazza dove l'estremo ospite non può arrivare, questo il gol ed è anche l'ultima azione della gara che termina 1-0 per i locali. I biancorossi riescono a portare a casa i primi tre punti della stagione all'Aragona dopo una partita non brillante ma cinica e salgono a quota 10 in classifica. La Samp resta a mani vuote e si ferma a quota 7. Mister Daddario, tre punti pesanti, vittoria importante arrivata nel finale, bravi a crederci fino alla fine della partita. Sì, ma anche la prestazione insomma è stata una buona prestazione contro una squadra che ha cambiato passo dopo il cambio dell'allenatore, quindi sotto il profilo agonistico e mentale c'erano contro, e quindi è una buona squadra. Sono gli episodi che cambiano poi il risultato, anche se abbiamo avuto penso tre palle gol e loro una palla, hanno preso una traversa penso al secondo minuto. Diallo subito in campo appena arrivato, Alessandro come falso 9 in avanti, insomma sta cambiando la squadra di domenica in domenica per cercare la giusta quadra. Ma io, l'abbiamo fatta anche diversamente, l'abbiamo fatta anche 4 partite fa e quindi i protagonisti sono cambiati perché c'era bisogno di cambiare anche per dare qualcosa sia di incentivo che di motivazione agli altri, però allo stesso tempo Alonso è entrato, ha fatto gol, quindi ha risposto molto bene. Sulla sua espulsione cos'è successo? Proteste? È inutile parlarne, penso sia veramente relativo perché io penso che ammonizioni ci sono in campo e non c'è la regola dello strillo. Quando uno strilla viene ammonito una persona. Lì io ho contestato un fuorigioco che non c'era perché Alessandro ha accompagnato la palla fuori. Aveva deciso di mandarmi via e mi ha mandato via. Mi dispiace moltissimo perché non è un buon esempio da parte mia, prima di tutto. La squadra ha bisogno comunque dell'allenatore in campo che dia incentivo, che dia la guida, ma nello stesso tempo insomma dispiace moltissimo perché io voglio esserci. Mister Antonioli, arriva una sconfitta qui all'Aragona proprio nel finale di partita, amaro in bocca. Molto amaro in bocca per la sconfitta, ma soprattutto per la prestazione che non mi è piaciuta assolutamente, a parte i primi 20 minuti in cui ho visto una discreta San Benedettese, dopo diciamo che siamo mancati un po' in tutte le situazioni, sia nella costruzione sia nella fase difensiva. Abbiamo veramente fatto un passo indietro rispetto a domenica scorsa, mentre mi aspettavo qualcosa di più sinceramente. Certo, avete anche tante assenze.
Sì, le assenze pesano, però come ho detto nei giorni scorsi non vogliamo accampare alibi. Se sei una squadra vuole fare bene in questo campionato deve essere in grado di sopportare anche queste assenze. Purtroppo oggi non ci siamo riusciti e ripeto, bisogna lavorare e migliorare in tantissime cose.